La Chiesa apre le porte a tutte le religioni. Certo, accogliamo tutti qui perché è un segno di comunione, un segno di condivisione, un segno di stare insieme, di gioire, di condividere e far crescere in questi ragazzi i valori che sono comuni. In un momento difficile è proprio importante partire dai giovani. Certo, perché i giovani sono il futuro della nostra società, perciò noi dobbiamo impegnare tutte le nostre forze, le nostre energie per farli crescere in maniera positiva, ma anche penso che è importante in questo nostro cammino la testimonianza che noi diamo di questa accoglienza. Testimonianza, ma soprattutto dialogo per abbattere qualsiasi conflitto religioso. Certo. Noi non dobbiamo creare i muri, ma dobbiamo creare la fraternità, la comunione, dobbiamo aprirsi a tutti in modo possibile, realizzando questo invito che Gesù Cristo ci ha lasciato anche nel Vangelo, di andare a tutti e predicare la buona novella. Oggi si inaugura l'anno scolastico dell'Istituto Ferrara, un incontro multietnico e multireligioso. È un incontro dove studenti da tutte le religioni del mondo si incontrano per pregare, chiedere la pace, chiedere la sapienza, chiedere l'esperienza di vita a colui che è l'autore della vita, cioè Dio. Ringraziamo i sacerdoti di questa meravigliosa comunità di San Giuseppe dei Teatini che portano avanti un messaggio forte di speranza e di vita e sono in questa bella realtà della Chiesa Palermitana per noi punto di riferimento. Oggi abbiamo giovani da tutte le parti del mondo, sono dell'Istituto Ferrara di Palermo e insieme con loro ci sono anche i ragazzi del Parlamento della Legalità Multietnico che nei prossimi giorni prenderanno voce per una cultura di speranza e di vita.